Buonasera e benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Sono 84 i cittadini toscani che quest'anno hanno ricevuto la stella al merito del lavoro nel corso di una manifestazione organizzata dalla Prefettura nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. L'onorificenza viene conferita tradizionalmente il 1° maggio dal Presidente della Repubblica a coloro che si sono distinti per qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all'attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani. La prefetta di Firenze, Lega, ha invitato tutti a una maggiore responsabilità, ricordando l'aumento degli incidenti sul lavoro. E decine sono state le manifestazioni nei comuni toscani per la festa dei lavoratori del 1° maggio. A Firenze hanno sfilato con i sindacati di base anche i riders, i fattorini delle consegne a domicilio, che chiedono una legge che li tuteli. La nostra Europa, lavoro, diritti e stato sociale era invece il titolo delle manifestazioni di CGIL, CISL e UIL unitarie. Noi siamo stati a Prato, dove il comizio conclusivo era del segretario confederale della UIL e dove ha sfilato anche l'AMPI, oggetto nei giorni scorsi di polemiche per le contestazioni con fischi e cartelli subita durante le celebrazioni per il 25 aprile a Prato da Questura e Prefettura. E in seguito le contestazioni dell'AMPI erano state in seguito all'autorizzazione alla manifestazione di Forza Nuova nel marzo scorso. Ma vediamo. Oggi la manifestazione di Prato è dedicata al lavoro, ovviamente alla sicurezza sul lavoro e all'Europa. Perché? Perché c'è bisogno di un'Europa più forte, un'Europa che riscopra i valori fondanti, quelli appunto della costruzione dell'Europa, e abbiamo bisogno di più diritti sociali, di più uguaglianza, di più lavoro, un lavoro che sia tutelato non soltanto a livello nazionale ma appunto a livello europeo, perché non ci siano dumping contrattuale, perché ci sia uguale sicurezza sul lavoro. A proposito della sicurezza sul lavoro, i recenti dati anche in Toscana parlano di un aumento degli incidenti mortali sul lavoro, l'ultimo proprio qualche giorno fa a Livorno. Rimane purtroppo un dramma. Abbiamo fatto la manifestazione del 1° maggio l'anno scorso qui a Prato, quella nazionale proprio dedicata appunto alla salute e sicurezza sul lavoro, però ancora oggi non abbiamo risultati apprezzabili. CGIL, CISL e UIL proprio in questi giorni hanno chiesto per l'ennesima volta, devo dire, un incontro al ministro Di Maio proprio per poter discutere tutti insieme quali sono le misure migliori per una prevenzione efficace. Cosa manca ancora? Chi è che deve fare di più? Intanto manca una strategia nazionale che in questo paese ancora non esiste, anche questo governo ancora non è stato capace di varare. Su questo tema appunto il governo non ha mai incontrato le parti sociali. Quale messaggio deve arrivare da questa piazza del 1° maggio a Prato? Ma deve essere un messaggio positivo, un messaggio che ribadisce il tema del lavoro come imprescindibile per qualsiasi politica governativa e amministrativa nella dimensione locale. Politiche di inclusione a politiche che tengano conto anche della presenza di nuove realtà, nuove entità sotto il profilo democratico, quindi funzionali a sviluppare anche nuove forme di coabitazione. Devono essere politiche che mettono al centro una condizione giovanile che è ancora minata dalla precarietà. Noi qui stamattina stiamo a chiedere all'Europa e alle politiche europee un impegno per quanto riguarda lo sviluppo, perché vogliamo un'Europa inclusiva e che cresca e che non lasci indietro nessuno. Oggi nessuna polemica con la Questura e la Prefettura? Beh, noi non abbiamo fatto nessuna polemica mai, le polemiche vengono dopo e si risponde, però noi mai abbiamo fatto polemica. Sono effettivamente arrivate queste denunce? No, noi non abbiamo ricevuto niente, abbiamo soltanto avuto la notizia di quello che abbiamo letto sul giornale, quindi queste sono le nostre conoscenze. Poi che cosa c'è dietro e se la denuncia è stata fatta o no, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, secondo me non ci sono proprio gli estremi. Andiamo ad Arezzo adesso, dove le manifestazioni del 1° maggio sono state anticipate dalle polemiche per la mancata concessione di Villa Severi da parte della provincia, Villa Severi che però era stata concessa per il 25 aprile. Vediamo.
Un primo maggio unitario era da tempo che CGIL, CISL e UIL non celebravano la festa del lavoro insieme. Lo hanno fatto ad Arezzo negli spazi del Foro Boario. E credo che il sindacato oggi non ha alternative, deve assolutamente cambiare, perché la società si è mutata tantissimo, si è mutata con tanti problemi, con tante contraddizioni. Ovviamente uniti si vince, quindi è un atto dovuto. Non è che non ci sono stati rapporti o non ci sono rapporti unitari tra CGIL, CISL e UIL in questa provincia, a voglia se ce ne sono, però con uno spiccato senso identitario, questo pensiamo insomma che non serva più. Corrado Farinelli della UIL ha rimarcato l'importanza del collegamento con il volontariato. Un percorso che porti a una collaborazione anche con le associazioni che operano sul sociale attraverso un protocollo che ci dia una prospettiva diversa da quella che oggi abbiamo sotto l'assistenza, sotto l'aspetto sociale ed economico. Marco Salvini della CISL ha messo l'indice sulle tutele e replicato anche a Silvia Chiassai. Purtroppo negli ultimi tempi stanno proliferando una serie di contratti che noi chiamiamo contratti pirata, che dimezzano quelle che sono le tutele, perché non si parla solo di salario, si parla di altri diritti, della malattia, delle ferie, dei congedi parentali. Lei è stato anche, ha voluto mandare un messaggio anche a Silvia Chiassai dopo le polemiche per Villa Severi? Sì, lei ci ha attaccato sul fronte del lavoro, ha detto occupiamoci di lavoro. Beh, io me ne occupo da 40 anni di lavoro. Sarebbe bene che anche lei, io sono del suo comune, se ne occupasse, perché non è solo un problema dei sindacati, è anche un problema delle istituzioni. Non ho visto molte iniziative nella sua giunta, onestamente, che si sono interessate del lavoro. L'Istat, che certifica un aumento del PIL nel primo trimestre di quest'anno dello 0,2%, facendo uscire secondo molti l'Italia dalla recessione, e poi anche Landini, che in un'intervista a Repubblica, il segretario generale della CGIL, che invoca un sindacato unitario. Di queste questioni abbiamo chiesto un commento ai sindacati locali. Dall'Istat, timidi segnali di ripresa, siete soddisfatti? No, personalmente non posso dirmi soddisfatto, perché al di là della condizione, che senz'altro non è tornata a quella precedente alla crisi, è ancora, voglio dire, un'occupazione che dal punto di vista poi della redistribuzione e della disuguaglianza marca un divario preoccupante. Per quanto riguarda i dati, sono veramente dati molto esigui. E le politiche del governo in un paese che al momento è sull'orlo della recessione ci sembrano assolutamente inadeguate. Noi il 9 di febbraio abbiamo fatto una grande manifestazione a Roma, CGIL, CISL e UIL, e abbiamo presentato una nostra piattaforma unitaria di proposte al governo. Più investimenti, più infrastrutture, abbiamo chiesto una politica fiscale diversa, che non può essere la flat tax. Noi siamo per la progressività delle imposte. Come risponde la CISL all'appello di Landini stamani su Repubblica di un sindacato unitario? Ma questa è una cosa che viene da lontano, che ne parliamo da tanto tempo. Io credo che comunque sia compito delle segreterie nazionali fare una riflessione su questa cosa. La UIL ormai da molti anni, soprattutto con il nostro segretario generale Barbagallo, sta provando appunto a rendere unitario tutto il lavoro dell'organizzazione sindacale, e in qualche modo ci stiamo riuscendo, perché se anche Landini oggi parla di unità, vuol dire che diciamo questo appello è risultato efficace. Torniamo ad Arezzo, perché c'è soddisfazione da parte dei comitati delle vittime delle banche per la firma da parte del presidente Mattarella del decreto crescita. Siamo con Giuseppe Leandri del comitato vittime salva banche, perché finalmente è arrivata la buona notizia dopo tanta attesa, tante polemiche. Esatto, ieri sera il Presidente della Repubblica ha firmato il famoso decreto crescita, dove è previsto anche il rimborso, quello che era stato deciso dal Consiglio dei Ministri di una settimana fa, per i truffati delle banche, sia per gli obbligazionisti che per gli azionisti. Ora c'è da leggere tutta la normativa che è già pubblicata nel Gazzettino,
comunque dalle prime cose che si possa dire, che posso sapere, è che ci occorrono una 60ina di giorni di tempo per la conversione definitiva in legge e poi 180 giorni per il rimborso a tutti coloro che ne hanno diritto, quindi agli obbligazionisti con i famosi 35.000 euro di reddito o con i 100.000 euro di mobiliare. Leandri, si chiude una pagina molto, diciamo, tormentata. Speriamo che a questo punto, con la firma del Presidente della Repubblica, sia chiusa. È stata tormentata, posso solo dire che io, insieme a tutti gli altri componenti del Comitato Vittime Salvabanche, insieme alla Presidente Giorgianni e insieme anche alla Feder Consumatori, che ha seguito tutte le nostre pratiche, ci meritavamo un attimino questa conclusione, anche perché abbiamo lottato 3 anni, non solo io per me stesso, ma anche per tutti gli altri, tanti pensionati fra l'altro, perché in questi truffati c'erano impiegati, professionisti, artigiani, ma c'erano anche tanti pensionati che avevano lì i risparmi del loro lavoro, della loro vita, insomma, ecco. Fino al 24 maggio a Palazzo Vecchio la prima grande retrospettiva dedicata a Giampaolo Talani. In questa prima grandissima retrospettiva dedicata a Giampaolo, a 1 anno e mezzo dalla sua scomparsa, abbiamo voluto assolutamente far parlare lui, cioè abbiamo portato una 60ina di opere tra le più significative, abbiamo ricreato sulle pareti di Sala d'Arme il suo studio, di cui lui era gelosissimo e non faceva entrare quasi nessuno, ma era il posto dell'anima, era il posto dove lui si rigenerava dopo una vita spesa in ricerca artistica, avventure in giro per il mondo e grandi progetti. Anima sola è il titolo della retrospettiva che la città di Firenze dedica a Giampaolo Talani, originario di San Vincenzo, ma che proprio a Firenze accoglie con il suo famoso affresco Partenze i viaggiatori che passano dalla stazione di Santa Maria Novella. A poco più di un anno dalla sua improvvisa scomparsa, la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio ospita 65 dipinti, oltre ad alcune sculture in bronzo, e 6 sinopie originali di Partenze. L'allestimento della mostra, anche attraverso spunti audio e video, vuole creare una immersione totale nell'universo di Talani. La mostra sostanzialmente ricalca e segue una intervista, le frasi di un'intervista che Giampaolo rilasciò qualche anno fa, e quindi si parte dalle sue considerazioni sulla vita a San Vincenzo e ci sono dipinti che spiegano questo momento, si parla della musica che era la sua grande passione e ci sono opere che raccontano la musica e ci sono tutte le altre opere che raccontano l'anatomia dell'uomo, così come la vedeva Talani. Giampaolo Talani non sezionava l'uomo ma sezionava l'anima, perché era assolutamente consapevole che le storie dell'uomo sono sempre uguali e le sue le raccontava così, ecco perché le persone si riconoscono nelle sue opere. La mostra, patrocinata dal Comune di Firenze e dal Consiglio regionale della Toscana, è organizzata dall'Associazione Culturale Giampaolo Talani col contributo di Banca Cambiano. È curata da Laura Farina, assistente di Talani per 24 anni, e Martino Talani, figlio dell'artista. È aperta fino al 24 maggio dalle 9.30 alle 18.30. L'ingresso è gratuito. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eik Schmidt, annuncia un vero e proprio rinascimento per il Giardino di Boboli. All'interno del Giardino di Boboli a Firenze sarà aperta, a partire dall'estate 2020, una gelateria dedicata al Buontalenti. Installate nuove panchine e aperto per la prima volta in maniera continuativa il Giardino della Botanica Superiore. Sono questi alcuni tasselli del progetto per il rinascimento di Boboli annunciato dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eik Schmidt. La grande campagna di rilancio del Giardino di Boboli non si limita soltanto al piano verde lanciato già 2 anni fa con l'aiuto di Gucci, il grande piano del restauro botanico, il primo da oltre 80 anni che sistematicamente rimette in piedi tutte le aree del verde. Non si limita nemmeno al piano blu, ovvero il recupero e il restauro delle fontane, ma c'è anche una componente, un piano bianco, cioè le statue, quel piano comprende le statue e l'architettura per renderlo fruibile. E infatti, a parte la tutela, questo rilancio consiste soprattutto in rendere più fruibile
il giardino. Per fare un esempio, abbiamo aggiunto 46 panchine in pietra serena per tutto il giardino. In questa maniera i visitatori possono sedersi, possono ammirare le bellezze naturali. Un altro passo molto importante è l'apertura della botanica superiore, nella quale ci troviamo in questo momento. È la prima volta che regolarmente viene aperto questo ettare del giardino al pubblico. Regolarmente ogni mattina, lunedì a venerdì, qui abbiamo veramente un paradiso di piante esotiche, di tropicali, subtropicali, piante acquatiche, che per molti centinaia di anni, si può dire, era chiuso al grande pubblico, tranne poche occasioni di visite guidate. Adesso sarà aperto per tutti. E adesso, come ogni mercoledì, diamo la linea Balla che ti passa, questa sera in seconda serata su Toscana TV. Buonasera, grazie della linea, grazie agli amici del TG di Toscana TV. Allora, siamo prontissimi, ma soprattutto sono pronti loro, gli amici della Easy Band, l'orchestra a cui sarà affidata l'emozione musicale non solo di questa serata. Doppio benvenuto per loro, la prima volta su questi schemi, quindi benvenuti nella scuderia di Musica Maestra. E poi, a grandissima richiesta, c'è lui, il campione nazionale degli imitatori, è tornato a trovarci David Pratelli questa sera, quindi imperdibile puntata. Christian, ma che stai? Ma che c'è David Pratelli, l'ospite di stasera, ma se ci sei tu, Bimaior. Ma lasciamo perdere, quello è un imitatore ucolo. Ma sì, vuoi mettere invece la mia presenza? Io che giro il mondo troppo lungo e largo, forse non sai come da bravo. Come? Da bravo. Da bravo. Tu sei troppo impegnato, forse non sai come chiudiamo noi questo spazio di solito, vero? Ma certo che lo so. Ah, lo sai, quale onore. Io vi seguo sempre. Voi chiudete sempre questo spazio così. E viva Balla che ti passa, e viva il TG. Ma proprio così, ma poi detto da te. Grazie Christian, grazie. Questo e molto altro ancora questa sera, non cambiate canale, l'ha detto lui. Viva Balla che ti passa, ma soprattutto viva il TG, a voi la linea. E allora grazie, non cambiate canale, io mi fermo qui, vi auguro una buona serata con i programmi di Toscana TV.